Dai quaderni di Maria Valtorta del 1944, 11 maggio 1944. Dice Gesù: vieni, esci per un poco dal tuo carcere, metti la tua mano nella mia mano. Io ti voglio condurre con me, il calore della mia ferita scalderà il gelo della tua mano. E più ti scalderà il cuore. Sai come si fanno gli innesti? In due modi. L'uno radicale è quando di una pianta selvatica si vuole fare una pianta buona. Allora si amputa totalmente la chioma e sui poveri monconi che restano aperti, e se le piante avessero voce e gementi di dolore, si incastrano negli spacchi polloni d'innesto. Poi si lega e si attende. La linfa dell'albero buono si mescola a quella della pianta selvatica e se in essa vi è capacità di fusione e di attrazione, la linfa benefica prende dominio e vince. L'albero diviene buono e fruttifica. Vi è poi la perfezione ottenuta dagli esperti per fare di due piante buone una super qualità nuova e buonissima. Allora non si amputa brutalmente la pianta. Non ve ne è più bisogno, poiché è già buona. Si avvicinano soltanto le due piante buone, si scortica uno o più rami di quella che si vuole fecondare con questo connubio vegetale e contro la scorticatura, ferita che duole e brucia ma che darà gloria all'albero, si accostano ben stretti altri rami, quelli della pianta fecondatrice, e si legano, di modo che le gemme della seconda si saldino sulla ferita della prima e ne vengano rami che alle virtù originarie uniscano le virtù innestate. Maria, il battesimo e i sacramenti in genere sono l'innesto totale che sulla mala pianta dell'uomo macchiato dalla colpa d'origine innestano la grazia e ve la mantengono per successivi innesti, poiché la pianta uomo è di sua natura respingente gli effetti della grazia, del divino innesto. Non sempre, anzi, raramente il mio sangue, la mia carne, il mio martirio e il fuoco paraclito possono di voi selvatici fare delle piante di celeste frutto. Manca in voi volontà di divenirlo, ma in coloro che hanno tale volontà, ed essa è la nota predominante del loro canto d'amore, l'amore pratica un altro innesto, ed è quello della fusione totale con me. Io allora prendo per mano e la cicatrice, non mai completamente guarita, della mia mano, versa i suoi ardori e i suoi germi nel vostro essere e vi marca a fuoco indelebile. Rileggo meglio questo passaggio che nella lettura non ho messo bene le interpunzioni. È quello della fusione con me. Io allora prendo per mano e la cicatrice, non mai completamente guarita della mia mano, versa i suoi ardori, i suoi germi nel vostro essere e vi marca a fuoco indelebile. Non occorre essere capitozzati come per il primo innesto. La grazia è già in voi. Occorre essere lacerati dal dolore, mio Araldo, per poter ricevere con immediata vitalità il benefico mio contatto. E quanto più grande la ferita che vi lede, e tanto più posto vi è perché io vi appoggi le mie ferite. Se siete tutti una ferita, se da capo a piedi non siete che lacerazione e dolore, ecco che allora io mi stringo a me. Ad ogni ferita mia corrisponde una vostra. E come per una spirituale trasfusione, il sangue passa da me ferito a voi feriti. La sofferenza è atroce, lo so.
ma la reazione è sublime. Io sono adagiato su te, Maria. Tu non te ne accorgi, non te ne puoi accorgere perché sei morente di dolore. Io dall'ora sesta all'ora di nona non vedevo neppure più la madre mia. Il dolore mi rendeva capace solo di sentire il dolore. Cielo, sole, folla, urla, gemiti, fischi di vento, tutto annullato nel dolore atroce della finale agonia, della redenzione. Sapevo che mia madre era ai piedi della croce, ma più che le tenebre sempre più fitte, me la nascondeva il dolore. Dolore di suppliziato e dolore di abbandonato da Dio, ed io soltanto so quanto avrei voluto vederla per trovare un conforto in tale desolazione. Ma io ti prendo per mano e ti dico: scendi dalla tua croce, vieni con me, fuori delle tenebre per un poco d'ora. Ti voglio parlare di un punto che uno a me e a te tanto caro ha desiderato e su cui argomento non ho parlato prima perché lo osservavo ad ora. Dice il mio Pietro: il diavolo, vostro avversario, come leone ruggente, vi gira intorno cercando chi divorare. Resistetegli forti nella fede, sapendo che i vostri fratelli dispersi nel mondo soffrono gli stessi vostri patimenti. Nelle contrade africane, dove abita il leone, sanno uomini e bestie come regolarsi con esso. Una volta ti ho portato meco in Oriente presso una fonte ricca di acqua e ti ho detto: sì, come questa. Oggi ti porto con me nelle eterne foreste in cui i giganti arborei sono i pronipoti di quelli emersi dal nulla per volere del padre e che mirarono gli occhi attoniti dei primi padri. Così vedrai qualcosa di diverso da quanto ti immelanconisce. Guarda, alte contro al cielo di un azzurro più scuro dei miei stessi occhi stanno le cime di questi millenari giganti verdi e si intrecciano le une alle altre per parlare lassù, ai venti e alle stelle, delle sottostanti vicende che esse non vedono poiché il tetto verde le cera. Sotto è il sottobosco, folto come un labirinto, intricato di liane e di radiche che paiono serpenti, e ornato dei traditori monili che sono le serpi in agguato. Più basso ancora la felpane dell'erba folta, nata in un vergine terreno ricco di mille succhi e nella quale è dolce trovare pascolo e riposo per antilopi e gazzelle e cibo ai milioni di uccelli di ogni canto e colore. Fiori, felci, collane di corolle, antri verdi, grotte muscose e freschi corsi d'acqua e una luce verde riposante in mezzo al sole che abbacina laddove penetra, nelle strade aperte a fatica dall'uomo o lungo uno specchio d'acqua tanto vasto da obbligare la volta vegetale ad aprirsi in un pozzo verde. In queste foreste è re il leone. Nessun altro gli tiene fronte fra ciò che corre o balza, o striscia o arrampica, o vola o cammina. L'uomo che passa con i suoi armenti ai margini della foresta, migrante verso zone di pascolo o di mercato, costruisce per sé e per i suoi simili recinti pontuti per chiudervi la mandria nelle notti fredde e serene. Gli animali si rintanano nel folto, si rannicchiano in alto delle piante come cala la sera per sfuggire al suo assalto, perché il leone non assale finché il sole è nel cielo. Attende la notte, l'ombra ingannevole della luna o la tenebra fonda per la sua preda. Esce e rugge come viene la sera. Rugge intorno alle chiusure dell'uomo e intorno agli antri delle bestie. Non penetra, attende. Attende l'imprudente che esce dal suo rifugio. Quante imprudenze, sempre. Desiderio di sollievo, curiosità di vedere, fretta di giungere. Il leone è là, attende, pregustando il sapore della preda, battendosi i fianchi per l'impazienza e per l'ira della lunga attesa, e gira cercando il punto da cui uscirà l'imprudente. E quando lo trova si mette alla posta, oppure studia i segni dell'abituale andare e va all'agguato. E tace ora perché sa che l'imprudente viene. Tace per far credere che non c'è più. E non c'è mai tanto come quando tace. Maria, il diavolo fa come il leone. Gira
approfittandosi della caduta del sole intorno alle vostre anime, non osa uscire e assalire finché il sole è alto sul vostro spirito. Rugge, ma non assale. E che importa se rugge? Lascialo ruggire di rabbia. Sta sotto al sole, al tuo Dio. Non avere paura. Non vedi più il sole, ma egli c'è. Se un'ora di prova ti fa cieca, sappilo sentire per il suo calore, posto che non puoi vederne l'aspetto. Non sai che moriresti di gelo se il tuo sole fosse morto per te? Se vive il tuo spirito, nonostante Dio l'abbia reso cieco, è perché il sole ti bacia ancora. O se le anime sapessero rimanere sempre sotto al sole eterno, e anche nelle tenebre della prova non uscire dallo zenith solare e dire: io resto al mio posto, qui dove mi ha lasciata Dio mi ritroverà, perché io non muto il mio pensiero di fede e di amore. Il diavolo sta cercando il varco per allungare la zampa unghiuta e strappare l'incauto che sta troppo vicino all'apertura, alla tentazione. Oppure attenda che esca, volontaria preda per allettamento di senso. Oppure anche tace e si mette in agguato ed è l'insidia più astuta. E chi procede senza collegamento col divino cade nella sua trappola. Lo ripeto, finché rugge è poco pericoloso. Quando dopo essersi fatto sentire tace, allora è pericoloso al sommo. Tace perché ha scoperto il vostro punto debole e le vostre abitudini ed è già pronto al balzo su di voi. Siate vigilanti. Se su voi è la luce di Dio, essa vi illumina e altro non vi occorre. Ma se siete nelle tenebre, state ancorati alla fede. Nulla e per nessun motivo vi faccia smuovere da essa. Tutto pare morto e annullato? Dite a voi stessi: no, tutto è come prima. Dite a Satana: no, tutto è come prima. Prima di voi quanti hanno subito le vostre stesse torture? I vostri fratelli dispersi nel mondo, scrive San Pietro. I vostri fratelli nel mondo. Mondo qui non è tanto questa terra che voi abitate con i suoi viventi. Mondo è la comunione di tutti i viventi, dico, ossia di tutti quelli che sono nella vita in eterno, dopo aver voluto e saputo rimanere nella vita mentre erano sulla terra. Ebbene, questi vostri fratelli sparsi come fiori eterni nei miei paradisiaci giardini non solo ricordano i loro passati combattimenti e perciò sanno comprendere i vostri, ma per la carità che ormai è la loro vita, essi soffrono nella beatitudine di vedervi soffrire. Sofferenza d'amore che non ottunde la loro gioia, ma che vi mescola una vena di superattiva carità e che li fa pietosi e soccorrevoli ai vostri affanni. Tutto il cielo sta proteso su voi che lottate col mio nome nel cuore e per il mio nome e vi aiuta. Non uscite fuori dalla triplice barriera delle teologali virtù, dalla sicura difesa delle quadruplici virtù cardinali: la fede, la speranza, la carità, la giustizia, la temperanza, la fortezza e la prudenza. Ecco le vostre difese. Contro esse si spezzano le unghie di Satana ed esso perde il rigore senza nuocervi. Quando torna il sole, il vostro Dio, a splendere ai vostri animi, vittoriosi della notte che vi ha torturato, voi rimanete stupiti nel vedere quanta opera di liberazione ha fatto lo stesso demonio contro la sua stessa volontà, girando furente intorno a voi. Nella sua furia impotente, mettendovi sulle difese, ha fatto sì che le piccole imperfezioni, come erbe leggere troppo calpestate, muoiano definitivamente e sul suolo nudo scenda trionfante la luce a far crescere più forte il vostro fiore, lo spirito vostro, creato per vivere in cielo. Vai in pace, torna con pace sulla tua croce e nella tua tenebra e porta con te questo ricordo del sole. Va, credi in me e in mia madre, anche se in queste ore che sono tra la sesta e la nona tu non ci puoi vedere perché il dolore ti acceca.
Bene, questo è un brano abbastanza lunghetto, impegnativo, che adesso commenteremo brevemente, proprio per il tempo che abbiamo già impiegato nella lettura. E per comprenderlo bisogna capire il contesto, che si capisce dando uno squarcio ai brani precedenti, che sono tutti brevissimi, e la stragrande maggioranza di essi sono degli sfoghi di Maria Valtorta che si trova in un momento di profonde tenebre interiori. È in un momento di grande prova, e quindi qui Gesù le dà, come dire, un'ora, come lui stesso dice, no? Esci un po' dal tuo carcere, la istruisce e le spiega però anche il senso di quello che sta vivendo, la ammonisce da possibili pericoli, e con lei evidentemente parla e ammonisce tutti noi. Cominciamo dalla prima immagine che usa Gesù, i due innesti, che sono uno abbastanza forte e l'altro è meno forte ma più doloroso. E Gesù spiega fuori di metafora che la pianta è l'uomo, che ha bisogno di due innesti, uno per essere raddrizzato dalla situazione proprio ormai diventata congenita, di stortura. E questo si fa attraverso i sacramenti, che in noi devono essere sempre curati e ben vissuti. Questo qualora non manchi nell'uomo la volontà di divenire santo, ci avvia, ci mette già su un buon percorso. Ci manca, qui vediamo anche un, come dire, qualche punto di contatto, almeno in un paio di brani si vede, in un paio di punti si vede, tra gli scritti di Luisa e gli scritti di Maria Valtorta, perché dice che il secondo innesto, praticato dall'amore, porta alla fusione con Gesù. La fusione, sappiamo bene che è un argomento ampiamente sviscerato da Gesù con la sua serva di Dio Luisa Piccarreta. E questo dolore, e questo, per arrivare a questa fusione, però, si deve passare attraverso la valle del dolore. Ecco, qui sicuramente Luisa sta vivendo una delle notti, e tanto maggiore il dolore e la sofferenza purificatrice sono i momenti in cui il Signore ci mette in situazioni forti, che ciascuno conosce, dolorose, sofferenze atroci, dice Gesù, ma se vissute abbandonati alla volontà di Dio, enormemente fruttuose. Dopodiché Gesù ricorda, attraverso il passo di San Pietro, che nella Compieta antica, tutte le notti, tutte le sante notti prima di andare a dormire, c'era all'inizio della Compieta questo brano: Fratre, sobri estate, vigilate, qui adversarius vestra diabolus, tanquam leorugit, circuit querens quendevolet, qui resistite fortes in fide, che tradotto in italiano è quello che abbia già detto Gesù: il diavolo, vostro avversario, come un leone ruggente, si aggira cercando di divorare, resistetegli forti nella fede. Allora, Gesù ammonisce anzitutto dall'imprudenza. Nella vita dobbiamo tutti quanti imparare l'importanza di questa virtù cardinale, che è la prudenza, la consapevolezza dei pericoli che ci sono, la consapevolezza del fatto che dobbiamo combattere contro un avversario che è furbo, che è astuto e che ci aspetta, dopo averci studiato, che cadiamo grazie a quei difetti che lui conosce e che possono farci cadere. Per cui la prudenza, che rimando a quando ne tratteremo nel ciclo di catechesi, vizio e virtù, è una virtù importantissima, perché la retta ragione delle cose da farsi è ciò che ci spinge, prima di fare stupidaggini di cui potremmo pentirci, che possono essere trappole tese dal diavolo, a riflettere, a pregare, a non prendere decisioni precipitose, a non agire di pancia, a non agire di impulso,
onde non doverci pentire di essere andati a finire in pasto al diavolo. Il segreto per fare questo, dice Gesù, è di rimanere sempre alla luce del sole. Anche qui c'è un altro punto di contatto, ecco, con gli scritti di Luisa. E se è un momento di tenebra, perché stiamo nella prova, e qui Gesù rimanda implicitamente, anche se lo nomina, alla fede della Madonna durante il Sabato Santo. La Madonna nel Sabato Santo è vissuta di pura fede. Non è cambiato, dovete dire, è tutto come prima. Non è cambiato niente. Sto adesso nella tribolazione, ma il Signore è con me, il Signore mi ama, e il Signore mi sostiene, il Signore mi tirerà fuori. Tutto è come prima. Dirlo a noi stessi e dirlo al diavolo. Nella consapevolezza che tutto il cielo combatte con noi. Infine, ecco, Gesù ricorda che oltre alla virtù della prudenza vanno coltivate sempre e in ogni tempo tutte le virtù, le tre teologali e le quattro cardinali, perché solo quando si trovano queste virtù formate in noi si spezzano le unghie di Satana ed esso perde il rigore senza nuocervi. Ecco, è importante che conosciamo queste virtù e che, pur avendole ricevute tutte quante infuse con il sacramento del battesimo, le facciamo crescere, perché altrimenti è come se non ce le avessimo, se non le coltiviamo e non le facciamo crescere. Ecco, chi volesse approfondire ulteriormente questi argomenti, penso che chi mi segue, insomma, anche chi segue questa veglia o chi ascolta questa meditazione lo saprà. Ecco, sto cercando proprio come aiuto alle anime, attraverso il ciclo di catechesi di vizi e di virtù, di aiutare la formazione, la conoscenza di queste virtù, dei loro atti, perché possiamo praticarle in ogni tempo, ecco, e così essere sempre protetti e difesi, fermo restando l'uso della preghiera e dei sacramenti, da ogni incursione del nemico.